Però io dovevo anche passare dall'Iraq, non ci sono passato perché i miei piani sono cambiati. Peccato che non ci sono passato perché magari avrei portato anche lì una testimonianza di gente fantastica. L'unica cosa che mi sento di dirti proprio così di detto è: smettila di credere a quello che ti dice la gente e vai, se hai voglia di andare. Certo, certo. Immagino che ci siano anche stati dei momenti in cui avrai, diciamo, esitato. Quando stavo per andare in un posto, ti faccio un esempio, sì. Ero in Brasile, dopo il Brasile sono andato in Venezuela. Sì. L'avevo scritto anche su Facebook, prossima destinazione Caracas o qualcosa del genere. Attento, mi scriveva la gente che là la gente è cattiva, ti fanno male, omicidi e tutto. Io avevo una voglia di andare là, non ti dico, avevo una voglia per dimostrare quanto si stavano sbagliando. Io non sono rimasto una settimana in Venezuela, non sono rimasto 2 settimane, sono rimasto 2 mesi. Ho trovato gente meravigliosa e ancora tuttora mi scrivono, dicono vieni a trovarci, e qua è sempre una casa, quando ho fatto un tatuaggio, quando... Io ho trovato gente fantastica e a volte proprio il mio motivo per andare in determinati posti era quello di dimostrare alla gente che tutto quello che pensavano erano cazzate, anche perché lo pensavano senza mai essere stati in determinati posti. Mm-hmm. Gente, la maggior parte della gente che dice qua è cattivo, qua è pericoloso, non ha mai messo il becco fuori di casa, mai. E la prossima volta che ti capita di parlare con qualcuno che ti dice, che ti parla male di un determinato paese, magari sì, però magari non c'è mai stato, e chiediglielo. Certo. Chiedi perché dici questo? Ma perché ci sono stato, se sei stato, allora già è un'altra paio di maniche, già hai dei motivi per farlo. Ma se invece tu mi vieni a dire, perché il cugino del fratello del mio prozio 200 anni fa mi ha detto, è stato là e mi ha raccontato questo. Tu non sai un cazzo se sei stato una persona con cui non hai mai avuto nessun tipo di contatto. Devi andarci in un posto per capire cosa è successo. E anche se ci sei stato, e anche se hai provato una brutta esperienza, magari è solamente un caso.